Peterson, io credevo che all'Accademia di West Point ti avessero insegnato a non voltare mai le spalle al nemico. Questo lo devi dire alla tua divisione azzurra che è fuggita di fronte alle mie truppe corazzate. Il solito. Mio caro amico, pardon, per il momento ancora nemico. Le manovre non sono ancora finite. Io ho sempre la marina a disposizione. E sai cosa faccio? Io prendo la mia super porta aerei e la faccio avanzare. Ed io con i miei B-29 te la distruggo. Bene. Allora, contemporaneamente, io faccio avanzare anche una squadriglia di caccia. Che io ti siluro. Ah, sì? Sì. Ah. E allora io prendo due toast. Due toast? Pardon, due sottomarini atomici e li invio all'attacco. E io li individuo col radar e me li pappo. E questo sarà il tuo errore, perché nel frattempo sarà sbarcato alle tue spalle un gruppo di marines. Benissimo, eccolo qua, che dalla sua postazione segreta ti innaffierà di missili. Ma cos'è? Ma che succede? I missili, ammiraglio. Argente! Scusate, ammiraglio, sono due inservienti nuovi. Capisco, ma non sanno ancora usare i missili. Pardon, i sifoni col coso, no? Via, via. Allora, via. Caro Michigan, tu credi veramente di vincere le manovre con questo sbarco segreto di Marines? Naturalmente. E se non li scoprirai entro domenica a mezzogiorno, i rossi possono considerarsi battuti. Bene. Io scommetto qualsiasi cosa che noi localizzeremo la tua postazione e la distruggeremo prima di domenica a mezzogiorno. Hai detto qualsiasi cosa? Sì, anche un anno del tuo stipendio. Non amo scommettere denaro. Io invece sì. Io so che la tua barba ti sta molto a cuore. Dal 1865, dalla morte di Abramo Lincoln, tutti i maschi primogeniti della mia famiglia portano la stessa barba. Sempre la stessa? Ma... E va bene, vuol dire che se perderai la scommessa io avrò l'onore di tagliartela personalmente. E se perderai tu io avrò il piacere di riscuotere un anno del tuo stipendio. È andata? Andata. Allora domenica a mezzogiorno sincronizziamo gli orologi. Perfetto. Ok? Ok. Vai. Che bella scommessa. Ehi, voi due, vi avevo avvertito che al primo incidente vi avrei licenziato. Ma... No, mi impietosite, filate. Non possiamo. Come sarebbe a dire non possiamo? Filate! È vero che non possiamo? No. Ho detto fuori oggi! Mai! Va bene. Sa, dietro al bancone non si vedeva. Noi volevamo risparmiare i calzoni. Fuori! L'operazione fantasma deve rimanere segreta ai rossi fino a mezzogiorno di domenica mattina. Sì, signore. Un sottomarino vi porterà al largo del punto X. Sì, signore. Queste sono le ulteriori disposizioni per lo sbarco. Sì, signore. Sergente Imparato, io mi aspetto grandi cose da te. Sì, signore. Eravamo insieme ad Okinawa. No, signore. Come no? Lei era sulla corazzata, io ero in prima linea. Ah. Ma a Guadalcanal tu eri sulla corazzata e io ero a terra. Sì, signore. Solo che la corazzata affondò e a terra non successe proprio niente. Eh già. Sergente, mi presenti la forza. Roberts, margolista. Sam, infermiere. Tony Collina, attivatore scelto. Sai, Tony Collina, quello della televisione. No, Venable, one is now. Venable is now, no. Oh, one is now, no, ma. Mills, no, ma, no. Non mi interessa. Noi dobbiamo fare uno sbarco, non un festival. Red, timoniere. Marinaio. Che stai facendo? Guardavo il nostro presidente. Ho l'impressione che guardavi mia figlia. Ah, è sua figlia? Sì. Complimenti. Grazie. Prego. Questo chi è? Charlie Guastatore. Guastatore? Un po' scarsino. L'abbiamo scelto apposta perché entra dappertutto. E come dice il nostro vecchio proverbio del Texas, uomo piccino, cervello fino. Uomo ciccione, grasso e frescone. In libertà? Marinai, Berretti. ATD? In libertà. One, two, three, four, yes. La 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 la
Sergente! Prendi tu il comando. Sì, signore. Sergente imparato dell'operazione fantasma. Siediti, siediti. Ma sì, prego, stai comodo. Dunque tu saresti incaricato dell'operazione fantasma. Sì o sì, signor generale? Stai seduto. Hai già avuto le relative istruzioni? Signor sì, signor generale! Ho detto di sederti. Che c'è? Ah, scusa. Io sì, signor generale. Ma non chiamarmi generale. Signor sì, signor Peterson. Chiamami Arcibaldo. Come? Arcibaldo. Va bene, chiamami Arci e dammi del tu, perché noi siamo amici, vero John? Ma se lo dici tu, Arci. Come se lo dico io? Ma non ti ricordi nel 42, quando ti trovavi al centro addestramento del... Seduto, seduto, Arci. Dunque, dicevo, ti ricordi nel 42 quando stavi nel centro addestramento e mi hai chiesto di essere trasferito in un posto più tranquillo? Bene, io ti ho fatto mandare subito in una località balneare, in quel posto meraviglioso, vicino al mare. E adesso mi sfugge il nome. Pearl Harbor, Archie, caro. Ah, Pearl Harbor. Beh, d'altronde io non potevo sapere le intenzioni dei giapponesi. Ma veniamo al sodo. Io ho bisogno assoluto di vincere queste manovre, ne va della mia barba. Della tua che? Volevo dire del mio onore. E tu, John, da vecchio e buon amico, mi dirai dove farai questo maledetto sbarco segreto. Beh, adesso mi stai chiedendo troppo, Archie. Come dice il vecchio proverbio del Connecticut, se ti fidi dell'uomo barbuto, prima o poi rimani fottuto. Ah, è così, John? Proprio così, Archie. Ho lì una lettera dell'ONU dove mi chiede un sergente esperto, un veterano da mandare nel Congo. Vuoi andare nel Congo, John? Posso continuare a darti del tu, Archie? Ma certo, John. E allora vacci tu del Congo. E vuol dire che ci manderemo un altro. Ecco, mandiamoci un altro, Archie. Ma certo, certo, basta essere d'accordo. Io non ti faccio partire, tu mi fai un piacerino. Ma tutto quello che vuoi, Archie. Oh, io mi accontento di poco, di una cosa alla quale tu non dai nessuna importanza, tant'è vero che la tieni sotto i piedi. Di una busta. E quale busta? La busta con le istruzioni segrete. Ah, questa proprio no, Archie. E se te lo ordinassi? Beh, sarei costretto a disubbidire, Archie, caro. E io non posso accettare ordini dal nemico. In piedi! Ma parli sul serio, Archie? In piedi! Ma Archie, caro... E non chiamarmi Archie, io per te sono il generale Patterson! Il signor generale Patterson! Allora non posso più darti del tu, Archie? No! Peccato. Ecco il collegio Guastaldi. Bussa. Com'è bello. Somiglia a quello dove sono stato io. Tu sei stato in collegio? 6 mesi. 6 mesi soli? Ci dovevo stare 2 anni, ma dopo c'è stata l'amnistia. Cretino, questo è un collegio per bene, di signorina. Buongiorno. Buongiorno. Desiderate? Ecco, siamo venuti per l'avviso sul giornale. Ah, ma allora voi siete factotum. I che? I factotum. Bene, venite perché la direttrice vi sta aspettando. Sì, sì, ho sempre fame. Signorine, le cravatte, le cravatte. Bisogna sempre ripetere le stesse cose. Onorevole amiche, possiamo unirci alla vostra onorevole compagnia? Tu sì, onorevole Savaki, ma l'onorevole Moira è pregata di togliersi dai piedi. Hai capito, smamma, spavisci con le piccole. Ma io sono troppo grande per stare con le piccole. E sei troppo piccola per stare con le grandi, fila! Onorevole amiche, a mio paese dicono che è delitto studiare durante la primavera. Savaki ha ragione. La ricreazione dura troppo poco, non vi pare? Ma a tutto c'è un rimedio, ragazze. La direttrice questa sera riceverà un altro messaggio da Oscar. Oh, ecco! Come mai non prestate più servizio al comando? Ci hanno cacciato. Cacciato? No, noi siamo obiettori di coscienza. Siamo contro le guerre, i militari, le divise.
Giusto, non appena vediamo le divise, le macchiamo. Basta, sorvoliamo. Glisso. Mettetevi di profilo, per favore. Beh, va bene, brutti siete. Non c'è pericolo che le ragazze si innamorino di voi. Anche per noi può stare tranquilla. Noi le ragazze non le guardiamo neppure. Come sono, sono. Prego. Vanno tutte bene. Come ha detto? No, niente. E per le condizioni economiche? Vitto e alloggio. No soldi per il momento, niente. Aspettiamo il finanziatore. Ma insomma, Glisson. Perlomeno il vitto è abbondante. Abbondantissimo. E l'alloggio è abbondante. Che fai? Lascia stare. Mi scusi. Ma ormai l'ha toccata, vero? Gliela regalo. Grazie. Allora possiamo considerarci assunti? No, c'è ancora una piccola formalità. Devo prima chiedere l'autorizzazione di Oscar. Non faccio niente senza la sua approvazione. E chi è Oscar? Oscar Guastalli, il fondatore del collegio. E raddoppiare le ore di ricreazione. Giusto. Avanti, traduci. Sarà un fantasma perfetto. Meraviglioso. Non puoi aggiungerci commenti in narrazione del dolce? Ma se tu fai la cura del Panekal per dimagrire. Ma non si mica di solo Panekal. Io ci prendo anche la pasta asciutta, il secondo e il dolce. Ah, maggiore. Ah, un'altra lettera. Io finirò per fare la spia. E noi finiremo con romperti la testa. E io non farò la spia se risponderete a una mia domanda. Un'altra delle tue domande sessuali. Avanti, parla. Ditemi, un uomo va baciato ad occhi aperti o ad occhi chiusi? Oh, ragazze, allarme! Allarme! Arrivano le scimmie! Io ti adoro. E io ti odio. Lezione finita! Presto! In aula per le lezioni pomeridiane! Le cravatte! Le cravatte! Ricordate, ragazzi, chi la buona moglie vince in cucina la sua battaglia quotidiana. Figuriamoci il bene che ti vuole tuo marito. E veramente mio marito è scappato in Venezuela. E perché? Avrà trovato una che cucina meglio di me. Mettiamo un altro uovo, zucchero, burro, un po' di sale. Poi agitare col frullatore. Venite con me, cosa venite, dici? Ragazzi. Riunione! Una volta mi ricordo che dovevo cucinare 7 quintali di lasagne al forno. Questa è la fasciatura d'antica, non si deve più fare. I bambini, anche prima di parlare, hanno un loro vocabolario. Per esempio, se un bambino piange senza convinzione, vuol dire che o ha sonno o ha fame. Se invece strilla, vuol dire che è irritato per un suo bisogno particolare. Questo bambino sorride, quindi sta perfettamente bene, non è sotto lo stimolo di nessun bisogno. Questo bambino ha delle reazioni molto strane. Ma è lei che non conosce i bambini? Ma come? Io sono professoressa di puericoltura, io ho 3 diplomi. E io ho 6 figli. Silenzio! Signorina, per favore, vorrei sapere la reazione del bambino al mondo esterno durante l'età critica. Seduta, Aurora. Domani parleremo dell'età critica dei ragazzi dai 12 ai 14 anni. Mirella, che c'è? Stanotte riunione d'emergenza in sofficio. A proposito, signora, fra i suoi 6 figli non ne avrebbe uno pressappoco di questa età? Sì, c'è Paolino. Però si guarisce dall'indigestione. Shh. Tira il filo, fai piano, piano. E non fare la scena! Arriva la signorina Reggiani, presto, presto! Oh, c'è anche la direttrice! In piedi.
tutti, durante la lezione di storia naturale siete state più turbolente del solito. Ve ne approfittate perché la signorina Reggiani è ancora giovane e inesperta di insegnamento. Vi ricordo che la tradizione del nostro collegio è impostata sulla serietà e la correttezza, come ci ha insegnato durante la sua vita di educatore il nostro grande benemerito fondatore, il fu Oscar Guastalli, che con il suo esempio ci indica la via da seguire e che ci dice: io sono qua con voi per proteggervi. Silenzio! Per oggi vi siete divertite abbastanza. Dunque, ieri abbiamo parlato dell'aria e della fauna alata. Oggi parleremo del mare e dei suoi abitanti. Ah, dei marinai, signorina? No, grazie. Dei pesci, dei molluschi e della flora marina. Oh, scusi. Siamo in vicinanza del punto X. Io vi lascio a 2 miglia al largo della costa. Signor sì. Attenzione, non battere i tacchi, Gripio. Beh. Mi fa dare un'occhiata, comandante. Che cosa vuoi vedere? Beh, non si sa mai, a costa ci potrebbe essere qualche sirena. Sei pratico di periscopi? Di periscopi no, ma di sirene. Permette? Beh, ma se cominciamo a spingere, Un po' troppo oliata, Vieni con me, sergente. Ehi, ma che ci hai messo dentro, i sassi? Beh, armi, munizioni e materiale da sbarco. Ah, sì? E chi lo sbarca il materiale da sbarco? Ci sa. Gradi sud-sud-est. Avanti tutte. Tom, un ultimo colpo. Ma che vuoi ancora? Mi devi un mese di pace e 2 divise. L'orologio contro 20 dollari. Va bene? 18. Che fai, Mulligan? Hai detto 18 gradi? Ma no, non dicevo a te. Dicevo 18 dollari. Tu resta sui 30. Tira. 8. Non venire tre. 3. Oggi in va più nera di un negro che mangia la liquirizia di notte. Tom, l'ultimo colpo. E che ti giochi ora? La bussola contro 15 dollari. Ma cosa ci faccio con la bussola? Dove ce l'hai la ragazza? Nell'Oklahoma. Al nord? Beh, e con questa saprei sempre dov'è. 13, l'ultimo colpo. 13 dollari. 10. Non venire tre. 2. Aveva gambe lunghissime. Contorsionista. Se t'abbracciava ti strozzava. Si chiamava Virginia e l'avevo conosciuta in un locale della Carolina. Questa invece è Carolina, che ho conosciuto nella Virginia. Anche lei alta, altissima, talmente alta che non ho mai potuto darle un bacio in fronte. È la mia prediletta. Ovunque vada, la appiccico al muro. Ma sei pazzo? Ehi, ma che succede? Grazie. Bravo, Robert. Ragazzi, stiamo per arrivare al punto X. Tutto a posto? Sì. Radio? Pronta. Piccioni viaggiatore? Pronto. Viveri? Tutti nel sacco. Numero 1. Munizioni? Numero 2. Accendi sigaro. Ah, ecco chi me l'ha fregato. 2? 2 mesi che lo stavo cercando. Bussola! Bussola! Benissimo, tutto a posto, possiamo sbarcare. Non si potrebbe fare prima uno spuntino? È da mezzogiorno che non mangiamo. Tu sta zitto, mezza porzione. È così piccolo che gli bussano i piedi di brillantina. Se dobbiamo andare a mollo, meglio andarci a stomaco vuoto. Perciò non si mangia, chiaro? Ma che succede? Va via anche la luce adesso. Ma che va via la luce? È il segnale di pronti, strillone. Ragazzi, è l'ora. Come sei pallido. Avanti. Noi siamo qua, signorina. Oh, bravi. Oscar sarà qui a momenti. Accomodatevi a quel tavolo. Si mangia.
Non siete venuti qui per mangiare, ma per fare la conoscenza di Oscar. Tu sei mai caduto in trance? Io no. E tu? Mai. Non fa niente, Glisson. Farò io da medium. Preparate la catena? Dov'è? Che? La catena. La catena medianica. Mettete le mani sul tavolo. E tu? Mi vergogno. Di che? Mi mangio le unghie. Andiamo, basta. Metti le mani vicino alle nostre. Piano, non fa rumore. Piano, attento. Ragazze, ma dove andate a quest'ora? Signorina, sia buona. Per favore, non dica niente alla tiratrice. E va bene. Grazie. Oscar, sei qui? Stai arrivando! Buonasera, signora, ma non c'è nessuno. Ma non puoi vederlo, è un fantasma. È un fantasma. Oscar, Oscar, vieni da molto lontano questa volta, dalla Spagna. Sento un rumore di nacchere. Signorina, non sono nacchere, sono i suoi denti. Oscar, dammi un segno della tua presenza. Ti prego, Oscar, vieni. Oscar, ti prego, vattene. La seduta è in pieno svolgimento. Presto, presto, il messaggio bussato. Fantasma balbuziente. Alice, amore mio. Pure ciccato. Devi aumentare la ricreazione. Avete rotto la catena. Ci lasci andare via, signora Alice Medium. Ma siamo figli unici. Avete avuto paura di una civetta? Quella maledetta bestiaccia mi rovina tutte le sedute. Bisogna eliminarla. Domani sera ripeteremo l'esperimento con voi e senza civetta. Non è meglio con la civetta e senza di noi? Niente affatto. Anzi, sarete proprio voi a eliminare quella bestiaccia. Andiamo, prendete il fucile e uccidete la civetta. Svelti, via. Ragazzi, siamo arrivati. In questo punto le carte segnano 67 piedi di profondità. Io mi lancerò per primo. Faccia attenzione, sergente. Sia prudente, sergente. Via. Oh, che botta! Dove va? Il cretino. Su, su, scendete. Ci siamo tutti? Tutti. 5 più 1, sergente. Dai, facciamo 4 e mezzo. I viveri dove sono? Il sacco dei viveri! Se n'è andato col canotto! Guarda che sfortuna! Ed erano tutti lì. Ma che facciamo ora? C'è da dirlo. Si rinuncia alla missione. Sta zitto tu, ausiliaria. Si prosegue la missione a costo di morire tutti di fame. Chiaro? Piuttosto seguiamo le istruzioni del comando. Dunque, arrivati al punto X, inoltrarsi nell'interno. Arrivare alla vaccheria e nascondersi in essa seguendo il punto est. Red, indicaci il punto est. Su, muoviti, stiamo aspettando te. Di là. Benissimo. Allora proseguiamo in ordine sparso. Voi alle ali, io e lui al centro. Ma mi raccomando, non avanzate scoperti perché i rossi potrebbero individuarci. Come riusciremo a tenerci in contatto tra noi? Con un segnale convenzionale, il verso della civetta. Perché non facciamo quello del gatto? Mi viene meglio. Miau, miau. Tu dovresti provare a fare il furbo, ma è un'impresa troppo difficile per te. Ho detto civetta e civetta è. Chiaro? Su, proviamo. Piano, per bacco, ci potrebbero sentire. Su, andiamo, via. Poi sgonfiati da noi. Finalmente ho capito che significa facchetto. Cosa? Spara civette.
Qui non si sente nessuna civetta. Meno male, torniamo indietro. Beh. Giù. Ah, è lei. Giù, giù. Giù. Da quella parte. Giù, giù. Da quella parte. Giù, giù. Giù, giù. La civetta ha chiamato i rinforzi. Lì si è mosso qualcosa. Sergente, i rossi sparano. E cosa vuoi che tirino, caramelle? Sicuro che sparano. A salve, no? Piuttosto la missione è fallita. Qui bisogna che cerchiamo gli altri. Spara. Che c'è, sergente? Cumbia, mi hanno colpito sul serio. Mi hanno impallinato, capisci? A me, disgraziati, che hai fatto? Ma quello non è una civetta. E che ne sai tu? Proviamo a chiedere. Andiamo. Oh, ecco chi mi ha sparato, quei disgraziati. 3 anni di Corea e non una sola scalfittura. Dove è stato colpito? Ma io li conosco. Il sergente Imparato. Sì. Vi ricordate a Napoli, al bar militare? Oh. Sergente, noi lavoriamo lì. Ci hanno detto sparate alle civette e noi abbiamo sparato. Lei faceva chiù, chiù. Non ci denunci. Non ci faccio perdere il posto. No, non vi denuncio. Non vi faccio perdere il posto. Vi ammazzo qui. No, no, no. Pietà, pietà. No, no, non vi ammazzo. Non vi faccio niente. Ma una condizione. Tutto quello che volete. Che ci facciate entrare in quella casa. Sapete dove nasconderci? È al pian terreno, no. E lì ci sono... Lo so, le vacche. Le vacche. Le vacche, le vacche. Linguaggio militare. A primo piano nemmeno. Eh no, lì ci sono i padroni. Ci resta la soffitta. Vi potete nascondere lì. E va bene, andremo in soffitta. Però mi raccomando, silenzio, altrimenti io... Andiamo, ragazzi. La missione continua. Oh! Guarda questo, somiglia a Tony Collina, quel cantante pazzo deficiente. Sì, sono io. È lui. E lui, disgraziati! Eccoci! Deficienti! Venite, venite. Fate piano. Adagio. Accidenti, che scale! Ma che razza di vaccheria è questa? In Italia i contadini sono ricchi. Tutto merito degli aiuti erti. Zitti, venite. Andiamo a svegliare le altre. Maledizione! Pensare che queste ferite non le potrò nemmeno mostrare. Bende. Sono finite in mare, sergente. Di che cosa sono fatte le bende? Di tela bianca. E le tue brache? Bianche di tela. Beh, le tue brache saranno le mie bende, provvedi. Aglio. La radio. Comando operazioni, chiama gruppo fantasma. Comando operazioni, chiama gruppo fantasma. Da questo momento osserverete il più assoluto silenzio radio. Non trasmettete per evitare di essere localizzati. Passo e chiudo. Sergente, sento dei rumori. Vengono dalle scale. Maledizione, saranno i rossi. Prendete tutta l'ora. Ci ascoltiamoci là. Il operato si spezza, ma non si piega. Thank you.
Ehi, che calibri! Ecco, io mi faccio prendere prigioniero. Forze rosse. Rosse, bionde, brune, ce n'è per tutti i gusti. Guardi! Sente male, sergente? No. Per me è un sogno, non ci credo. Datemi un pizzico. Te lo do io il pizzico, pigmeo. Su, su, non farti vedere, nasconditi. Sergente, ma a lei le donne non le piacciono? No, mi piacciono i marescialli, cretino. Davvero? Sto zitto tu. E allora vada avanti lei, sergente, noi la seguiamo. Durante le operazioni non c'è posto per l'amore, solo per l'odio. Capito? Sì, signore, io sto odiando quella bionda là. Quanto è bella! Ho finito di leggere da poco L'amante di Lady Chatterley. Ah. Per me è più spinto Pinocchio. Senza dubbio, pensa che in Inghilterra le hanno fatto anche il processo. Puritani. Un momento, silenzio. C'è qualcuno che ci spia. Dove? Là. La porta era chiusa e adesso è aperta. Ah, ve l'ho fatta, eh? Perché non mi avete svegliato? Perché sei minovenne, una delle piccole. Eh già, però quando avete bisogno di me divento subito grande. Zitta! Va bene, in via eccezionale ti nomino sotto aspirante vampira, ma senza diritto alla parola, adesso siedi. No, non lì, là, e sta zitta. E allora dove eravamo rimaste? Basta, ragazze, parliamo di cose serie. Con l'irruzione di oggi, i maschi del collegio vicino, dei vulgarmente scimmie, hanno veramente passato il limite. Qualcuno ha delle proposte da fare? Bruciare il collegio nemico. No, no, troppo complicato. Mettere il veleno nelle torte dei nemici. No, no, poco pratico. Preghiamoli gentilmente di smettere. Ricordate, ragazze, che la miglior vendetta è il ridicolo. Vero. Per fortuna, dopodomani abbiamo lo spettacolo. Vi fidate di me? Sì, sì. Bene. Nessuna altra domanda da fare? Io sì. Tu, avanti, parla. Che cosa significa figlio di secondo letto? Onorevolissima fanciulla, posso avere il sublime piacere di parlare con lei questo cia-cia-cia? Certo, certo, certo. Che musica eccitante. Mi fate una pena. Grazia. Grazia. Che c'è, Mirella? Ma che fai, tu non balli? No, non ho nessuna voglia. Penso alle scimmie io. A me mi piace quella lì. Chi? Quella. Grazia. Sì. Mirella, quanto è bella, sergente. Poppanti. Senti, Robert. Eh? Su che onda trasmette quella radio? Deve essere il notturno dall'Italia, 233 metri. Prendi il trasmettitore. Sì. Sì. Dai con l'armonica. Occhi chiari, color del mare, in un viso che tutto da baciare. Labbra rosa. Senti, il tuo Tony Collina. Già, è proprio lui. Ma la volevi smettere con questa stupida storia? A me quello lì è proprio antipatico, guarda un po'. Dice così perché non ha risposto alla sua lettera. Quella lettera l'hai scritta tu. Era per farti piacere. Grazia. Senti, Grazia, dice il tuo nome. Perché le tue mani accarezza quei fiori e sfuggono me. Grazia. Yeah.
andare. Lascia il tuo cuore volare da me. Eh sì, ma perché fai quella faccia? Perché mi è successa una cosa stranissima. Io ho spento la radio e quella è seguitata a cantare. Ma lo sì. Vedi che sei fissata con lui? Spegni la radio e lo senti ancora cantare. Succede qualche volta con le radio a transistor. Sono le vibrazioni che continuano. Vibrava, ma non è la radio, è Gvazia che continua a vibrare. Su, su, alzati. Ragazzi, non vi sembra il caso di tornare a letto? No. Ma adesso è presto. Subito, subito. Subito, subito, onorevolissima. Domani abbiamo una giornata molto faticosa. Su a letto, ragazzi. Andiamo? Ehi, tu, spegni la luce e chiudi la porta. Lo spettacolo è finito. Cosa volevate anche, Topolino? Tu che fai? Eh? Quello non è una porta, quello è il ballo atlantico. Ehi! Com'è? La bussola. Controlliamo questa maledetta carta. Allora, su. Nord? Sì. Sud? Sì. Est. E scommettiamo che qui abbiamo l'ovest? Su, 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 a dormire, a dormire. Scambiare un collegio femminile per una vaccheria. E poi li fanno anche ammiragli. Attenzione, non vedi che è troppo. Sorry. Pattuglia rossa a generale Patterson. Pattuglia rossa a generale Patterson. Abbiamo frugato la costa palmo a palmo. Nessuna traccia di sbarchi o battelli pneumatici. Passo. Via. Continuate a cercare, abbiamo ancora 24 ore. Dovete trovarmi assolutamente quel dannato drappello azzurro. Passo e chiudo. Pronto, pronto. Qui gruppo fantasma chiama ammiraglio Michigan. Passo. Qui è ammiraglio Michigan. Cosa volete? Passo. Signor ammiraglio, qui parla il sergente John Imparato. Mi è successa una cosa incredibile. Mi è successa. Come dice quel vecchio proverbio della Columbia, anche i migliori commettono errori. Nello sbarco mi si è bagnata la carta topografica. A me sembra di trovarmi nel punto segreto da lei indicato, ma se vuole essere così gentile da ripetermi la mia posizione? Vuoi proprio sapere qual è la tua posizione? Sì, signor ammiraglio. Bene. La tua posizione è quella di uno che sta per perdere la barba. Come hai fatto ad accorgerti? Semplice. Ho dato ordine ai miei uomini di mantenere il più assoluto silenzio. Radio. E i miei uomini, sappilo, caro Patterson, sono stati scelti tra i più svegli di tutta la flotta. Un sogno magnifico. Mi sembrava di stare in mezzo a tante ragazze in camicia da notte. Bellissimo. Anch'io ho fatto lo stesso sogno, ma te non t'ho visto. Oh
Ehi, ragazzi, venite! Non era un sogno! Fatemi vedere, io sono piccolo, non ci vedo! Guardate lì! Ci sono le ragazze! E che saranno? Quattro mostricatole, via! Mettersi in tenuta da combattimento, muoversi, via! Uno, due! Ragazzi! Due! Sì, sergente! Sapete che vi dico? Cosa? Due! Niente. Vestirsi! Pronte? Uno, due, alt! Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Rape rosse. Rape rosse. E su, prendetela. Carico anche questa verdura. Aspetta. Uno, due, tre. 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 Ragazzi, mai visto tante curve, nemmeno la pista di Indianapolis. La radio. Sì, la radio. Qui Michigan chiama John Imparato. Bravo, John. La stiamo facendo in barba a Patterson. Resisti ancora fino a domani a mezzogiorno e al tuo ritorno troverai una lieta sorpresa. È una piccola promozione. Passo e chiudo. Uno, due, tre. Grazie, ammiraglio. Bene, ragazze, per oggi basta. Accidenti, se ne vanno. Fammi vedere un po' me. Fammi vedere anche a me. Oh, io sono piccolo. Fammi vedere Mirella. La bomba! Signorina, ma il conto? Alla fine della settimana. Ma è un mese che dite così. Ho detto alla fine della settimana. Aspettiamo il finanziatore del collegio. Va bene. Prendete gli ananas. Cosa? Una bomba? Ma sei un assassino, sei? Vuoi far saltare per il collegio? Che faccio? Muoviti, cerca di recuperarla. O si rimetti in esplosa. Sì, sì. E non farmi vedere a nessuno, altrimenti ti ferisco nel Congo. A molto dopo. Questo miride. Ma io... Oh, Sam, per favore, la medicazione. Adesso capisco che significa facchitotum. Cosa? Significa cuochi. Uè, questa febbra di ferro. Attenzione! Attenzione, ragazzi! È una bomba! È una bomba! Una bomba! Non la voglio! Mamma mia! No! Mamma! A terra! Ma che cosa è successo qua dentro? Niente, perché? Come niente? È scoppiata la torta. La torta? C'era troppo lievito. Siete dei cretini. Non è colpa. E dove sei? Ai. Alzati, vieni fuori. Adesso te lo faccio vedere io, brutto mascalzoncello. E questo chi è? Chi è? Chi è? Lo so io chi è. Lo conosce? Sei Paolino, no. Vero? Tua sì. Madre me l'ha detto. Eri qui per mangiare, eh? Tu sei ghiotto. Mangi troppo e poi ti viene l'indigestione. No. È il bambino per la lezione di poi lo porti via subito. Subito fuori. In quanto a voi, se ritrovo ancora bambini qui, vi licenzo tutte e due. E ora pulite, subito, presto. Roba dell'altro mondo. Adesso capisco che significa factotum. Cosa? Pulitore di torte esplosive. Camerata Charlie è caduto nell'adempimento del suo dovere. Sono sempre più piccoli che se ne vanno per primi. Basta. Ora cerchiamo di provvedere ai nostri problemi più urgenti. Giusto, io ho una fame che non ci vedo. Sono 24 ore che non mangiamo. Non ne posso più.
Ma lei non ha fame? No. Il mio intestino è cieco quando sono in servizio. Vi ricordo che una volta in Africa... Oh, la solita storia della volpe nel deserto. Cosa raccontate? Questa era un'altra, ma non te la racconto lo stesso. Beh, visto e considerato che non riuscite a trattenere i morsi dalla fame, provvederemo subito per i viveri, eh? Sam, il piccione. Ma che fai? Lo ammazzo e ce lo mangiamo. Ho sempre pensato che era un pochino cannibale, figlio d'un cazzabubu. Vuoi divorare un tuo camerata? Che camerata? Il piccione, è in servizio attivo, quindi tuo camerata. Il piccione servirà per mandare un messaggio speciale. Reed, scrivi. Inviare subito viveri al punto X. E quando arrivano? Sergente, dia retta a me. Lasciamo perdere tutto, torniamo alla base, eh? Reed, non perdiamo la bussola. Come vedete da questo grafico, un bambino su 12 anni dovrebbe avere un'altezza compresa tra 1,30 e 1,40 m. Misuriamo ora il nostro Paolino. Su, Paolino, su. 1,48 m. Oh, siamo le prese con un soggetto particolarmente alto. Se continuerai così, piccino mio, diventerai un gigante. Sei contento di diventare grande e alto? La loro pelle conserva la freschezza dell'età infantile. Figlio mio, ma tu hai troppi ormoni. Sediti lì. La mentalità del dodicenne è di una limpidezza eccezionale. Non si è ancora infatti affacciato alla sua mente quel grande fattore di squilibrio e turbamento che è il sesso. Bambino? Bimbo? Bambino? Cosa c'è? Io lo so che cosa pensavi, bricconcetto. Ma no! Ebbene sì, signora maestra, io ci penso sempre. Lo vedete, nonostante la nostra presenza, la sua fantasia vaga per le grandi praterie del West insieme a Gufolo Bill e a Toro Seduto, vero? Come no! Ed ora frugheremo nelle sue tasche e i piccoli oggetti che troveremo ci daranno un quadro completo di ciò che interessa a un dodicenne. Vi troveremo biglie, fionde, no. Figurine del calcio. Oh. No, non permetto! Vuoi vedere che indovino? Lo Iacono, Boniperti, Buffo. Oh! Urca! Piccolotte pista! Queste te le sequestro io! Signorina, che figurine sono? Non mi interessa! Silenzio! Ed ora un esperimento pratico. C'è qualche volontaria? Io, signorina. Oh, brava, vieni qui. Tu ti dovrai occupare di questo bambino per tutta la giornata. Studiare il suo comportamento e stendere una relazione, d'accordo? Sì, sì. Io? Come no? Che c'entri tu? Non mi piace, mi è antipatica. Sei simpatico tu. Beh, basta, basta. È giusto che il bambino abbia le sue preferenze. Chi scegli? Questa qui. Posso andare, signorina? Paolino! Fammi vedere. Una pistola! No, no, benedetti giocattoli! Capisco che si tratta di una pistoletta innocua, inoffensiva. Come funziona? Così, no. Vero? Ma che fa? La signora dietro gli ha detto di non sfregare niente. Leva quel dito. Leva quel dito. Leva quel... Non posso. Chio, chio, sani, chio, chio, sa, sani, no. Più sentimento! Il tuo uomo è partito e non torna più! A te non è mai capitato? No, onorevole professoressa. E a lei? Non fare la spiritosa. La 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 portantina. La 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 la. Ma no, all'incontrario. Giratevi. Ma cosa avete capito? Checco al posto di Salvatore, Salvatore al posto di Checco. Andiamo, sbrigatevi, non fate perdere tempo. Sì, signora direttrice. Attenzione, ma che cosa fate? E poi dovete passare sul ponticello. Ma qui non c'è il ponticello. Ma domani ci sarà il ponticello. Statemi a sentire, siccome siete in salita, lui che è davanti e sale deve tenerla giù e lui che è dietro la deve tenere su, mentre invece dopo quando siete in discesa lui la tiene su e tu la tieni giù, è chiaro? Ma cosa fate? Basta, basta, non c'è nessun affiatamento. Ma signorina, a me pare che vada molto bene. Ma no, non è perfetto. E invece domani il finanziatore si deve divertire, divertire. E firmare un bel assegno anche. Ragazze, continuate la prova da sole. Sì, signora direttrice.
Domani gli onorevoli amici del collegio maschile, detti volgarmente sciglie, impara. Non si divertiranno proprio. Ragazze, sentirete che fischi. Sì, è un covo di pernacchi. Solo al pensiero mi passa l'appetito. Ma non vi preoccupate, ragazze. Domani le scimmie avranno la loro lezione. Era Natale ad Harlem. Tutti eravamo seduti a tavola. Mia madre Rebecca venne dalla cucina con un enorme tacchino ripieno. Cominciò a tagliarlo. E poi mi disse: Sam, a te la coscia che ti piace tanto. Era morbida, succosa. Mi sembra di sentirne l'odore. Lo sento anch'io. L'odore c'è. Viene dalla canna fumaria della cucina. Oh, senti che tacchino. Tacchino arrosto con patatine. E cipolline. Ehi, Red, tu non vuoi favorire? No, grazie, sono raffreddato. Ma insomma, dico, ragazzi, siamo uomini o donicciole. Su, bisogna saper resistere. Ah, via, tra poco arriveranno certamente i viveri. Il nostro messaggio sarà arrivato al comando. Ancora niente, generale? No, niente. Qui un po'. La radio! Elicottero B-11 chiama gruppo fantasma. Stiamo sorvolando la vostra zona. Ci apprestiamo a lanciare i viveri. I viveri! Ragazzi, calma. Andate subito tutti sulla terrazza e fate indirizzare il lancio proprio su di voi, eh? Mi raccomando, però, piano, strisciando. Tu che fai? Vai. Sì. Eccolo! Ah, meno male, adesso si mangia! Ma che fa? Sei lontano? Ma dove sta andando? Ma non ci ha visto! Ma come? Oh, basta! Ah. Vedi il ricotto! Bello, mi piace a me, oh, quanto è bello, va, come vuole basso! Ma proprio qui sopra, ciao! Ma non sta con il cuore, sta mangiando tutta la capoccia qua! Hello boys, vi abbiamo buttato giù tutto il necessario. Abbiamo vuotato i magazzini per voi. Bacon, burro, marmellata, cacao, caffè, Coca-Cola ed anche, omaggio personale dell'ammiraglio Michigan, un bel tacchino ripieno. Buon appetito, ragazzi! Oh, c'è pure un tacchino ripieno! Sì, saranno l'aiuto della cassa del mezzogiorno! Ma che facciamo? E perché? E quello è l'odore, mica scherzo! E senti, vedi il fazzoletto rosso, ti piglia accornato, no? Hai ragione! Pronto? Pronto, generale Patterson? Sono Jim! Ho individuato la postazione. È una vaccheria al 13° chilometro della statale 8. Passo e chiudo. Bene. Prendi la bandiera rossa. Tu resta tutto a me l'onore della cattura. Ok, generale. No, e allora provvedi, altrimenti finisce così. Sergente, volevo dirle una cosa. Che cosa? Beh, in fondo è colpa mia. Ma no, la colpa non è tua, la colpa è di quei papaveri al comando che hanno la testa piena di stoppa. Ehi, sergente, chiamami. Qui, Michigan. È buono quello. Allo, John, a quest'ora avrai già mangiato il mio tacchino. Ah. Buono, vero? Peccato che tu non mi possa ringraziare. Ha pure voglia di sfottere. Mi informano che c'è del movimento al Campo Rosso. Piglia subito due uomini e vai in ricognizione. Passo. Lui passa e io chiudo. Tu cosa fate di fermi in palazzo, sergente? Bisogna provvedere, via. Robert, Sam, andiamo. No, dalla porta non si può.
Un buon marinaio scende dalla cozza? Sì. Certamente. E noi scenderemo dalla finestra. Checco, la direttrice ha detto di aggiustare il televisore. E dov'è? Qua, no? Ah, questo è il televisore e lo dobbiamo aggiustare. Certo, che vuoi perdere il posto? No, no. L'aggiustiamo subito. E questa che cos'è? Una lampadina. Affumicata. La buttiamo? Butto. Una cartuccia alla lupara. Buona per le civette. La tengo. Il telefono. Pronto? Pronto? Non rispondo. Buttiamo. Ce l'hanno fatta. No, no. Io ti saluto. Resisto alla fame, ma non al desiderio di rivedere Grazia. Ciao. Ma non puoi. Gli ordini sono ordini. E se lo sa Sergei? Ma non lo saprà. E se io glielo dicessi? Allora io gli dico che tu ti lucidi le scarpe con la bussola. Ciao. Almeno portami da mangiare. Sai che giorno è oggi? Sabato 5 maggio. Bravo, e sai che cosa si celebra? Il compleanno del grande Gioia di Maggio. Ma no, la morte di Napoleone. Ehi fu siccome immobile, dato il mortal sospiro. Ti piace? No. Come no? L'ho composta io. Sì, ma... Andiamo a giocare in camera tua, eh? In camera mia? Sì. E che gioco vuoi fare? Facciamo il gioco del fotografo nella camera oscura, eh? No, 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 no. Andiamo a giocare nel parco. No, ti dico che si gioca meglio in camera Senti, tua. Senti, non fare capricci e andiamo nel parco. Nel parco? Sì. E va bene, andiamo nel parco. Sai che ti dico? Ti hanno dato un'educazione veramente sbagliata. Sei un ragazzino terribile. Per forza che non funziona. Con tutta questa robaccia dentro. Andiamo a buttarla via. Andiamo. Dove sono le ragazze? Il cantante deficiente. Oh. Perché siete sceso? Ci volete rovinare. Ma dai. Io non mi la sento di venire a sono stanca. Ma che c'è? Beh, e voi che fate qui? Abbiamo aggiustato il televisore. Lo abbiamo aggiustato. Ah, e adesso funziona? Beh, chi c'è? Toni Collina. Vuoi vedere che canta? E come canta? Deve cantare. Ah, già, deve cantare. Canta. Canta. Ne ho conquistate da impazzire, belle da morire. Era come un gioco, ma con te, ma con te. No, 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 non ce la farò. No, 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 non ce la farò. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me. Ma chi si crede di essere questo qui? A me è pure antipatico. Io preferisco Nicola Rigliani. E pensa pure di fare il furbo, eh? Che mai la batterò, ne ho conquistate da morire, belle da impazzire, innamorate. Ci chiamano. Ma che modi sono questi? Non ridere, io vorrei spiegarti tutto, grazie. Come fa a sapere il mio nome? Ecco, io ho ricevuto la tua lettera. Ma non era la mia. Ma la fotografia sì, era molto bella, però inferiore alla realtà. Non faccio tanto il cretino, marinaio, mi dica perché qui. Ma per te, non l'hai capito. Anzi, ieri sera ti ho dedicato una canzone nel notturno dall'Italia. Certamente tu dormivi, no? Ah, sì, certo, io a quell'ora dormo sempre. Beh, adesso che mi hai visto, puoi andare, no? Così. E come? Ciao e grazie. Tony? Sì? Sei davvero innamorato di me? Ma certo. Allora me lo faresti un piacere? Tutto quello che vuoi. Bene, devi nasconderti in un posto sicuro. Ho capito, in camera tua. Ma non fare il cretino, marinaio, in soffitta! Ancora? Beh, favore per favore, dammi qualcosa da mangiare, ho una fame. E va bene.
bravo marine deve sapersi mimetizzare perfettamente. Io mi ricordo che una volta a Boston mi mimetizzai molto bene da mucca. E come andò? Beh, purtroppo arrivò il toro. Gente? Sì? Ha del fuoco. Ma sei tazzito, fumare. Vuoi farmi fare la fine di Giovanna d'Arco? Allora, via, bisogna pattugliare immediatamente la zona. Voi starete alle ali e io alla retroguardia. Questa volta facciamo il richiamo della quaglia? Ma per carità, non ho mica il sedere di ferro. Andiamo. Fate attenzione dove mettete i piedi. Qui non si vede un accidente. Com'è andata, generale? Disfatta completa. Siamo entrati con la bandiera rossa. E allora? Ricacciati a cornate. Dagli azzurri? Dal toro. Caro William, se trovo quel disgraziato di imparato, lo strozzo con le mie mani. Hai ferito, generale? No, perché? Ho udito un lamento. Il generale Patterson soffre, ma non si lamenta. Eppure il mio intuito militare mi dice che quell'imparato non è lontano. Ai. Anzi, è vicino, vicinissimo. Bisogna frugare la zona palmo a palmo. Do ordine di partenza alle pattuglie? No, prima fammi portare qualcosa da mangiare. Ok. Robert, che c'è? Non si può più andare avanti. E c'è il mare. Ci sono anche le barche e le ragazze. Ma gli ordini sono ordini. Cosa facciamo? Bisognerebbe chiedere consiglio al sergente. Il sergente è scomparso. Ehi, Sam, guarda, scendono. Belli. Un po' di calma, calma. Via, sedute ragazze. Dunque, adesso facciamo lezione di botanica. Oh, no! Ma come no? Ma che botanica? Facciamo il bagno. Fare il bagno? Ma la direttrice non vuole. Basta, non dirla alla direttrice. Oh no, e poi non avete neanche il costume da bagno. No. Peccato che non ce l'ho anch'io. Eccolo qua. Mi raccomando, ragazze, solo 5 minuti. Lo sai che a me piace crudo? Il caffè. Sì, sì. Ah, sempre prosciutto cotto.
fai silenzio. Ma io non ho parlato. Ti sei lamentato. Ma io veramente... E allora sono stato io? Ah, questo caffè è pessimo. Ho detto che è pessimo, è inutile che ti lamenti. Ma... Fila! Ah, che soldati. Ma non ha mangiato è niente. Giusto. Che ti dico? Io scendo. A vedere le donne? No, in cucina. Viene su un odore di stufatino che levati. Ma fai attenzione che il collegio è sorvegliatissimo. Io me la sono cavata per un pelo, sai. Il primo dovere di un marinaio è di sapersela cavare in ogni circostanza. Il sergente John ci ha insegnato a mimetizzarci. È urgente? Urgentissimo. La gioventù d'oggi supera ogni limite. A chi lo dice? Posso leggervi la relazione della nostra allieva? Ore 10. In passeggiata nel parco, il soggetto ha colto un garofano. Mi sembra anzi che denoti un animo gentile. Ha insistito per appuntarmelo con le sue mani sulla camicetta. Sulla sua? Ma no, su quella di Mirella. Ore 12. Il bambino era molto triste e voleva che lo baciassi. Affetto filiale. Sulla bocca. E lei lo ha baciato? Ma dico, ma perché mi ha preso? Ma non lei, Mirella. No. Beh. Senta, non è finito. Dalle ore 12 in poi il bambino si fissava su un'idea ricorrente. Desiderava andare a letto. Sarà stato stanco. Giochi proposti dal bambino. Nascondarello, il cliente, la medichessa, i teppisti. Come ti permetti alla tua età? Prima che tua madre venga a riprendervi, portatelo subito in castigo. In un luogo vuoto, buio e solitario. Dove, signora Dio? In soffitta! No! No! In soffitta! Senta! Ciao ragazzi! Ciao! Sbrigati! Un altro. Vai presto, va! Se arriva qualcuno... Che paura avete? Sono una donna! Non sono carina? No! Buonasera, signorina. Voi siete amici? Noi siamo ma molto no, amici. Ma no, amici miei. Certo. Posso farvi una domanda? Dica, dica. Come nascono i bambini? I bambini nascono sotto i cavoli. Uffa! Digli la verità. La verità? Sì. Signorina, i bambini li porta la cicogna. E questa chi è? È una nuova. Nuovissima. Veramente sei nuova? E ti intendi di problemi del sesso? Insomma. Allora ti requisisco e ti porto in camera mia. Vieni, ti devo chiedere tante cose. Ma quante cose sai? A me le grandi non mi spiegano mai niente perché dicono che sono troppo ragazzina. Tu, con quel corpo! Dicono che ho la mentalità da ragazzina. Il corpo non ha nessuna importanza. Lo dicono loro, lo dicono. Senti, piuttosto, a me sembra d'averti già vista. Se mai cane come me ci saremmo già incontrati. No, mi pare d'aver visto la tua fotografia, ma non ricordo dove. Dove andate? In camerata, signorina Zapponi. Bene.
Senti, tu te ne intendi di maquillage? Di che? Maquillage, l'arte del trucco, ma è possibile che non la conosci? No. Adesso ti spiego. Vedi, tu per esempio c'hai le gambe tutte pelose. Io no, guarda. E sai come faccio? No. Siediti lì, te lo faccio vedere. L'ho imparato su una rubrica di bellezza. Vedi con questo. Siediti. Vedi, ecco, ti attacca qui, Poi la cera afferra i peli. Lo sai che sei proprio simpatica. Anche tu. Senti, io volevo domandarti un'altra cosa. Tu hai mai baciato un uomo? Io? No. Ma come? Alla tua età, possibile? Beh, volevo dire mai con amore. E senti, quando baci, baci ad occhi aperti o ad occhi chiusi? Beh, non lo so. Proviamo! Ma sei impazzita? Tra donne non ci si bacia, questo lo so. E se io non fossi una donna, marinaio scelto Re Trumbo della Marina Militare? Sei un marinaio? Shh, sono in missione segreta! Anche papà è marina. Ah sì? E che fa? Fa l'ammiraglio. Sì, l'ammiraglio Michigan. Lo conosci? Michigan? Arrivederci. Ma dove va? Ciao. Capisci, per me è altissima. Quasi 1,65 m. Da quando facevo le elementari che non baciavo una professoressa. E in mancanza di fiori di loto mi ha dato un bacio. Bella, orgogliosa, sdegnosa, come piacciono a me. Beh. Ehi, oh. E tu? Ma che fai vestito così? Ehi, Red, com'è andata la mimetizzazione? Non mi chiamo più Red, mi chiamo Humbert Humbert. E perché? Perché ho trovato la mia Lolita. A proposito, se vi dicessi di che figlia non mi credereste. Il sergente. Gli vogliamo buttare la corda? Buttiamogliela. Oscar, vieni. Questa sera non mancherà l'appuntamento. Avete sentito prima un lungo sibilo misterioso. Oscar, materializzati! Il sergente che gli hai sparato ieri sera. Allora è morto. Ma che è morto? Guarda, è qui, guarda. Signorina, un po' signorina, non muoia, signorina. Signorina. Mamma mia, no, così, così. Non ripieno. No, ci vuole più acqua, più acqua. Ci vuole più acqua. Acqua. Prendi. Signorina. Signorina, eccola. Ma non per me, per il pesce. No, 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 cameriere, non posso aspettare. Ho fame. Fame? No. Non avete fame? No.
Non avete fame? Non abbiamo fame. Ma come fate, disgraziati? Come facciamo? Ce l'ha insegnato lei, sergente. Rommel, la volpe del deserto. Senti, non mi parlare di volpi che mi vengono subito in mente le galline. Forza, ragazzi. Vampire, vi ho convocato qui per una riunione di emergenza. In questa soffitta c'è nascosto un marinaio. Un marinaio? Voi non sapete chi è, vero? No. Bene. Marinaio, vieni fuori. Vieni fuori, marinaio! Oh! 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 Cinque. Più uno. Ma bene, ragazze, potremo utilizzarli per il mio piano. Già, da questo momento voi siete tutti i nostri prigionieri. Ehi, ehi, biondina, calma, calma. Ricordati che qui i miei uomini prendono ordini soltanto da me, chiaro? Sì, sì, signore. Mirella, Mirella. Onorevole sergente, noi sappiamo tutto della vostra onorevole missione. Questa ragazza ha un po' di terizia, sarà bene curarla. Sicché qualcuno di voi ha parlato. Io no. Sergente, forse ha parlato lei nel sonno, sa? La fame alle volte. Io sognavo di stare a tavola e a tavola non si parla, si mangia. E se la direttrice viene a sapere che voi siete qui, vi manda fuori a tutti quanti. E la campagna pullula di vossi. Di che? Di rossi. Ma insomma, questo è un ricatto bello e buono. Che parola grossa. Ma noi le chiediamo soltanto un favore. Va bene, cedo alla violenza. Oh, meno male. Ma un solo patto. Quale? Beh, anch'io sono un uomo. Anch'io sono fatto di carne ed ossa. Anch'io ho i miei appetiti, no? Oh, no! Le droghe sono donne, ma la fame è fame. Silenzio! Ragazzi, nessuna pietà. Ma la tua grazia ci rimarrà male. Deve capire che noi siamo degli uomini. Quando attacco io, fischiata più non posso. Fino a lacerare i timpani. Andiamo! Caro ammiraglio, lei è in ritardo. L'aspettavamo per il rinfresco. Prego! Mentre voi eravate al rinfresco, io ero al rincaldo. Buono. Il fuoco dei rossi. Mi sono permesso di portare con me un nemico, il brigadier generale Patterson. Piacere. La signorina Reggiani, un ammiraglio, un brigadiere, un generale. E come sta la mia bambina? Bene, bene, bene. Benissimo. Studiosissima, moralissima, una delizia. Partecipa anche lei allo spettacolo. Sì, vedrà, sarà uno spettacolo indimenticabile. Lo credo. Lo sa, una mia piccola operetta sui marinai in Giappone. Anche lei ama i marinai? Li odio. Li odio. Li odio. Giapponesi, un marinaio americano che torna, ma questa è la Butterfly. Mi dispiace, ma la mia operetta non ha niente a che vedere con l'opera di Puccini. Ma lo scusi, è un po' nervoso, sta pensando alla sconfitta. Ha un diavolo per ogni pelo della sua barba. Gli dica che i miei uomini hanno ancora un quarto d'ora per frugare il territorio e che troveranno il suo imparato entro mezzogiorno. Scusi, ma perché non glielo dice lei? Ma no, ho sentito. Gli risponda per favore che quel demonio di un marinaio si è nascosto, ma così bene che nemmeno io riuscirò a trovarlo. Dice che quel demonio di un marinaio si è nascosto così bene. Se intende la cantante sono d'accordo, se intende la canzone fa semplicemente schifo. Ma usa sempre questo linguaggio da caserma? A teatro usa questo linguaggio, in caserma lo peggiora.
Signori e signore, non so se l'avete capito, ma siamo in estremo oriente. Sarà chi poverina piange perché il suo uomo è partito e forse non tornerà più. E per forza canta così male. Oh, ma ecco, giungono le ancelle. Buone queste. Chissà che le dilanno. Una nave americana è entrata nel porto. Oh, quale tritte ciagula. Sporce i fio di lotto, nel fiume d'oblio, il mio dolore si stane. Ullala, è una cuccagna! Sbaglio, sento qualche fischio. Beh, sai, in America questi sono applausi. Ma qui siamo in Italia. Sipario, sipario! Ma cos'è, chiudono il sipario? Si meraviglia? Non è lei l'autrice del copione? Sì, sì, veramente... un momento, prego! Sentite? Vogliamo ringraziare i nostri cortesi ospiti, i lattanti del collegio maschile, per averci voluto gentilmente inviare qui, su questo palcoscenico, per avvivare un pochino il nostro modesto spettacolo, una loro eletta rappresentanza. Prego! Il generale è troppo euforico. Tra 10 minuti lo sarà molto meno, signorina. Quindi è un marinaio. Ma no, è una ragazza travestita. Con quella voce. Non
sono marinai. Ma se le dico che sono donne travestite. Grazie, Joe. Che spettacolo con i fiocchi. Oh. Meriti una promozione, lo dirò a mio padre. E chi è tuo padre? L'ammiraglio Michigan. Oh, l'ammiraglio Michigan. L'ammiraglio Michigan. E dove? È lassù in galleria. Io voglio scambiare baci d'amore. Ragazzi, il nemico in sala. Presto, mimetizziamoci. No, che succede? Su, camuffiamoci qualche cosa. Datemi qualche cosa. Eh no, caro Michigan. Sono dei marinai e voglio vederli da vicino. Ma che dici, Patterson? Sono tutte ragazze. Non avrei mai permesso a mia figlia di ballare con dei marinai. Hai visto? Donne, tutte belle donnine. Ti ho trovato finalmente, John Imparato. Arrenditi! Mi devo arrendere. Arrenditi? E va bene, mi arrendo. Allora la scommessa è vinta. Sì, da me. Sono le 12:02, caro Patterson. I miei azzurri hanno vinto le grandi manovre in barba a te. John, abbiamo vinto. Ma come? Il tempo mi ha dato ragione. Grazie, vecchio John. Ah. Allora mi sono meritato la promozione. Senz'altro. Grazie, mio re. Ah, siete qui? Venite avanti, ragazzi, venite avanti. Grazie. Thank you very much. Vai! Papà! Oh, Moira, che decolleté! Alice, non fare quella faccia. No, sono così avvilita. Guarda un po'. Ma se la recita è stata un disastro. Non mi sono mai divertito tanto in vita mia. Solo 100.000. Ma sono dollari questa volta. Dollari? Eh già. Dollari? No, Moira, no. Noi siamo una famiglia quacquera che segue le sue tradizioni. Non sposerai mai un marinaio semplice. Ma papà... Quindi, per premiare il tuo coraggio, ragazzo, ti nomino sergente. E io ti promuovo tenente di vascella sul campo. No. Sì. Ragazzi, via, andiamo. Tenetevi al terzo. Sergente Imparato. Tenente di vascello Imparato. Venga un momento con me. E dove? Là. Generale, ma lei ha perduto la barba. Sì, ma ho conservato i gradi da generale, sali. E dove andiamo? All'aeroporto. All'aeroporto? Il tuo aereo parte tra 10 minuti. E dove? Per il Congo. E va bene, io non sono vendicativo. Lei mi manda nel Congo e io le auguro una promozione. Grazie. Alla memoria. Adesso che avevamo imparato a fare i facchettosi, ci hanno licenziato. Sì.